この演奏会はポルリーニさんの希望によって一般の入場料よりも安い値段で22歳以下の青少年のために特別に開かれたものです。プログラムはベートーベンの中期のピアノソナタを中心とした親しみやすい曲ばかりです。それではこれから10時30分までポルリーニさんのお話を交えてどうぞごゆっくりお楽しみください。
演奏会の数日後、音楽学者の戸口耕作さんがポルリーニさんを訪ねてお話を伺いました。はじめにポルリーニさんに今聞いていただいたベートーベンの告別ソナタの分析をお願いしてみました。
parlare un po' dell'appassionata. La, sull'opera 81A naturalmente è una sonata programmatica, a differenza di altre opere qui Beethoven ha dichiarato chiaramente qual è stato la sorgente della sua ispirazione. Oggi la possiamo vedere come musica, naturalmente come musica assoluta, dimenticandoci il programma, però in questo caso originale, oppure possiamo soffermarci e cercare di vedere come Beethoven ha espresso musicalmente un momento poetico umano. Forse andrebbe ricordata una famosa lettera di Beethoven all'editore. L'editore aveva pubblicato la sonata con il titolo Les Adieux invece di Das Lebewohl, l'originale Das Lebewohl, e Beethoven era molto seccato per questa ragione, e nella lettera si esprime in questo senso dicendo che Les Adieux è tutt'altra cosa che il Das Lebewohl. Les Adieux si può dire, mi pare Beethoven dica, ad intere città, a moltitudini di persone. Das Lebewohl col cuore solo a una persona sola, quindi sottolineando il carattere assolutamente intimo di questa musica. E allora potremmo far vedere come il tema fondamentale della sonata, l'inizio della sonata, è proprio sulle parole Das Lebewohl. Infatti Beethoven le ha messe sopra le note. E poi questo tema appare, è la base, è il tema principale del primo tempo, che ritorna molte volte con armonie diverse, in situazioni diverse, ritorna con questa, nell'introduzione con queste armonie. Ritorna come nella posizione, diciamo, del secondo tema dell'allegro, così. Potremmo anche dire che questo tema ha un'origine, si può dire che venga dal Fidelio, dall'aria di Florestano del Fidelio. Infatti abbiamo... nella sonata possiamo vedere nella coda del primo tempo come Beethoven abbia proprio descritto il dialogo fra due persone in questo momento. Il secondo tempo invece è Abwesenheit, l'assenza. Il tema iniziale fa parte di quei temi interrogativi di Beethoven, perlomeno la cellula iniziale. Interrogativo, come interrogativo per esempio nel quartetto opera 135 questo motivo. Sul finale gioioso, Das Wiedersehen, rivedersi, forse non è il caso di continuare l'analisi. Quando è venuto in Giappone nel 76 e nel 78, se non mi sbaglio,
Lei, tra le sonate di Beethoven, ha suonato soprattutto quelle del cosiddetto terzo periodo, no? Ma questa volta, tra le sonate di Beethoven, lei suona soprattutto quelle del secondo periodo, tra cui è inclusa anche la famosa Appassionata. Sì, no, questo però non vuol dire che io mi fossi, che io non, per esempio, non suonassi queste sonate del secondo periodo allora, o che tuttora non suoni in concerto le sonate dell'ultimo periodo. È un po' una combinazione, ma se vogliamo anche un po' una concentrazione di studio e di interesse su alcuni momenti di Beethoven, anche forse perché anni fa avevo registrato le ultime sonate di Beethoven e vorrei registrare quelle del periodo cosiddetto di mezzo, quindi può darsi che la ragione sia questa. Allora, ha intenzione suonare anche quelle del primo periodo di Beethoven? Spero. Così? Spero, certo. Ha intenzione di completare il ciclo delle sonate di Beethoven? Mi piacerebbe molto, certo, è un ciclo enorme, perché Beethoven ci ha dato veramente, ha dato al pianoforte un lavoro, questo complesso delle 32 sonate, d'una grandiosità e d'una vastità straordinaria, non è. Se lei registra tutte le sonate di Beethoven, molto pubblico amatore di Beethoven sarà molto contento. Sì, speriamo un giorno forse.
Lei è cresciuto e ha studiato a Milano. La Milano è la città più moderna d'Italia. Probabilmente sì. Sì. La sua crescita a Milano ha fatto qualcosa per farle avere una certa sensibilità veramente moderna e la simpatia verso le musiche e anche le arti contemporanee? Beh, io sono nato in una famiglia di artisti. Mio padre è un architetto moderno che ha avuto un'importanza nella storia dell'architettura in Italia, e soprattutto nel momento diciamo di inizio dell'architettura moderna, quindi ha avuto mio zio Fausto Melotti è un grande scultore che certamente mi sembra conta veramente qualche cosa nella storia dell'arte moderna italiana, quindi naturalmente ho avuto in famiglia un ambiente favorevole. Poi certamente passando da questo momento a momenti successivi ho incontrato e ho potuto frequentare molti compositori italiani. Lei sa che noi abbiamo la fortuna di averne parecchi, diciamo. Ho avuto la fortuna di averli anche come amici, come conoscenze: Nono, Manzoni, Sciarrino, e magari in modo meno stretto Donatoni, Bussotti, Berio. Ma certamente questi rapporti e questi contatti hanno influito sulla mia formazione, sul mio modo di vedere le cose, certamente. Poi Milano è anche stata una città molto, forse la città più viva musicalmente in Italia. Mi ricordo nel periodo, diciamo, della mia adolescenza, c'era la possibilità di ascoltare grandi artisti, grandi pianisti, grandi direttori. Potrei ricordare i tanti concerti di Rubinstein, di Fischer, di Backhaus, direttori d'orchestra come Mitropoulos, Toscanini. Una volta ero ragazzo, avevo 10 anni, veramente non ero in grado di capire quasi niente, ma comunque mi ricordo che ero in un palco della Scala nascosto e Toscanini provava un programma wagneriano all'inizio, al 50-52, così. E Bruno Walter, von Karajan allora. E quindi certamente tutte queste esperienze, come vede, dovrebbero essere state importanti. Adesso la ultima sonata è la cosiddetta appassionata. Lei, se non le dispiace, vuole fare qualche commento, un po' di analisi di questa sonata? Magari può parlare delle caratteristiche di questa sonata. Sì, una delle cose posso dire che per me sono più impressionanti della appassionata è questa capacità di Beethoven di costituire un tutto straordinariamente compatto e unitario, con una forza diciamo di coesione straordinario, basandosi molto spesso anche su elementi senz'altro elementari, semplicissimi, qualche volta addirittura frammenti spezzati. Cioè come Beethoven sia riuscito a costituire un tutto straordinariamente forte e compatto, servendosi di elementi qualche volta minimi, di cellule piccolissime, che alle quali è difficile dare anche il nome di temi, perché per esempio nel finale è difficile trovare il tema, trovare un tema vero e proprio ben definito. Potremmo parlare molto spesso di frammenti, come per esempio questo.
ma è un frammento, uno spunto melodico, un inciso sul quale, uno dei tanti sui quali Beethoven costruisce la forma. Questo assomiglia, per esempio, a momenti come questo del primo tempo. Si trova come una sorta di melodia spezzata che troviamo in altre composizioni di Beethoven. Troviamo per esempio nell'opera 110, dove il tema che prima aveva una melodia continua viene come interrotto da pause e come spezzato, e forse per esprimere l'angoscia in questo caso. Per esempio nella 110 abbiamo questo tema. Diventa nella libera variazione. Anche per esempio alla fine della marcia funebre dell'eroica il tema si spezza e viene, e fra le note ci sono delle pause. Ecco, questo mi fa pensare ad alcuni momenti della Passionata in cui ci sono questi frammenti melodici spezzati. Quali elementi usa Beethoven? A parte questo, usa all'inizio un semplice arpeggio, come molto spesso nelle sue composizioni. Beethoven ha la capacità, con questi elementi elementari, di nobilitarli e farli diventare dei temi d'inizio. Vera e propria linea melodica lunga la troviamo nel secondo tema. Poi abbiamo questo elemento particolarmente drammatico. Come questi elementi assolutamente contrastanti drammaticamente si fondano in un tutto perfettamente coerente, come essi si generino l'uni dalle altri nella straordinaria costruzione beethoveniana, è un miracolo straordinario. C'è anche, che si potrebbe citare perché è abbastanza interessante, un aneddoto secondo il quale Beethoven, interrogato sul significato della Passionata, abbia risposto: leggete la Tempesta di Shakespeare. Naturalmente queste sono cose che forse dovrebbero fare sorridere o che vanno prese con una certa dose di scetticismo, però può darsi che contengano anche qualche cosa, almeno io penso che contengano qualche cosa di vero, nel senso che nella Passionata potrebbe esserci la descrizione di una tempesta. Penso all'inizio del dramma shakespeariano, dove una comunità di uomini sulla barca lotta contro le forze della natura scatenate. Adesso non si tratta di descrizioni in senso così spicciolo o immediato o addirittura banale, ma mi è venuto in mente che Beethoven anche in altre composizioni, possiamo citare la Sinfonia Pastorale e la cantata Mehr ist Stille und glückliche Fahrt, si
descrive in modo contrastante la vicenda umana degli uomini di fronte alle forze della natura scatenate o alla natura calma, per così dire. Abbiamo in questi due momenti, in queste due composizioni di Beethoven, proprio una descrizione, in questo caso sicuramente attendibile, perché Beethoven stesso ci ha dato ci ha scoperto e ci ha dichiarato la sorgente della sua ispirazione. È un'ipotesi che anche l'appassionata forse abbia avuto una sorgente di ispirazione analoga. Comunque questa è una idea personale. Tanto per finire, appunto, con un contrasto fra le tempeste del primo e il terzo tempo e il momento di calma del secondo movimento. Thank you.
Senta maestro, trasmissione attuale è del suo concerto che ha fatto appositamente per i giovani giapponesi, no? Alla sala di NHK. Lei con quale scopo e con quale intenzione fa questi concerti per i giovani? Ma ci sono stati anni fa, 15-10 anni fa, sono cominciate delle esperienze in Italia, in varie città, di concerti per lavoratori e studenti. Un ciclo particolarmente, mi sembra che ha avuto successo, al Teatro alla Scala, e che è stato inaugurato da Grassi, allora sovrintendente, e lo scopo, anche in altre città si sono avute delle esperienze, per esempio a Reggio Emilia ed altre. Lo scopo di questi concerti era, diciamo, sperimentale, di un tentativo di allargare il pubblico, di portare la musica anche, di mettere la musica anche a disposizione di persone che per varie ragioni erano rimaste tagliate fuori dal, diciamo, dal circuito culturale. E con queste esperienze fatte, questo concerto dell'Anna Kakappa, nella particolare situazione giapponese che io conosco molto superficialmente, ma che so che è caratterizzata da, per esempio, dei prezzi di biglietti molto elevati per ragioni di mercato che è difficile qui analizzare. Questo concerto rappresenta così una proposta di apertura nell'ambito di questa tournée per un pubblico che potrebbe forse non avere la possibilità di ascoltare, per esempio, la musica di Beethoven. Così. Generalmente io penso che la cultura, l'arte è una realtà, diciamo, senza prezzo nel mondo, ma che naturalmente non può purtroppo che sottostare alle leggi del mercato, perché questo per varie ragioni. Inutile fare una lunga conversazione su questo. Certo è che la cultura dovrebbe essere a disposizione di tutti, questo è sicuro. È un valore straordinario che deve essere a disposizione di tutti. Al suo concerto i giovani come sono stati reagiti? Ma naturalmente lei ricorda, ma hanno avuto un grande entusiasmo, no? Mi pare che la musica di Beethoven sia riuscita a entusiasmare. Anche, sì. Grazie alla sua esecuzione magnifica. Ma tra questi giovani mi pare che ci siano anche molti che studiano il pianoforte. Casomai lei vorrà dare qualche consiglio a questi giovani pianisti o ai giovani che studiano il pianoforte? Ma un consiglio potrebbe essere quello di interessarsi alla musica nella sua completezza, a certamente studiare seriamente lo strumento, ma di non perdere mai di vista l'idea per la quale suonano il pianoforte, cioè di interessarsi di musica sinfonica, di musica da camera, di conoscere molto bene la letteratura pianistica, anche le opere che loro necessariamente non devono eseguire, cioè di vedere la propria attività non in senso troppo strumentale, limitato, ma per quello che può rappresentare della vita musicale più estesa. Questo è una